per
deriva dal verbo latino adolescere, che significa crescere. Nell'adolescenza noi, mentre la nostra generazione durava un anno, che la Madonna si andava da paura della giunta. Adesso invece si spendono ben 3 aggettivi per l'adolescenza, è dilazionata, prorogata, interminata. A 30 anni non voleva cercare se stesso. Ecco, dentro queste due fasi che sono qui rappresentate, da questi piccoli, e poi dagli adolescenti in avanti, ciò che ci unisce è un verbo solo. Lo sapete cos'è il verbo, no? È il verbo educare. La scuola non deve solo informare, ma deve educare. Il verbo educare deriva dal latino educere, tirar fuori. Grazie.
Grazie.
Una delle cose che facciamo sperare per i ragazzi è che quando danno una guida, e questo è il pensiero che si dedico ai professori, agli educatori, che ci ha sempre portato tutti in cima. Voi sapete che dopo mezz'ora, dopo mezz'ora quella cultura, infatti la prima scuola super poi quella cultura, non è vero? E dopo un po' di ci vedrete che anche la prima scuola università è quella cultura, perché uno non si sa orientare. Allora, Thank you.
i ragazzi del grosso sappiano raggiungere l'altezza del verde che ha accanto, ma probabilmente il giro delle nostre mente deve venire in mente ciò che deve essere questo. Io voglio arrivare in anticipo. Thank you.
totale per una foto di gruppo che deve essere critica e si capiranno. Che Signore sia con voi. Adesso vediamo se la benedizione che mi dà il vescovo riesce a farmi avere tutti i voti belli quest'anno, magari con questo miracolo, vediamo. Io scendo, però non passo nella sua voce proprio anche voi. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio potente, Padre, Figlio e Spirito.